cittadini del mondo. Ben trovati. Qui è Morgana che vi parla. Ringraziamo, Ducana, per le informazioni rilasciate. Vi chiedo di guardare tutti i link in descrizione e di seguire il sito internet dell'Associazione di Volontariato Ambientale, Cova Contro, per essere aggiornati periodicamente su tutte le inchieste di dati riguardanti i disastri ambientali che fanno da protagonista la regione Basilicata. La storia inizia quando nel 2015, in Val d'Agri, una subregione della Basilicata compresa tra i Monti Sirino e Volturino, iniziano a verificarsi eccessi di mortalità per tumori ed altre complicazioni. Un file custodito nel Dipartimento Salute della Regione Basilicata è mai divulgato o illustrato alle comunità locali, successivamente cancellato e non recuperabile, intitolato La descrizione del profilo di salute delle popolazioni della Val d'Agri attraverso lo studio dei dati sanitari correnti. Ha rilevato importanti dati. La Regione Basilicata non lo ha illustrato pubblicamente, né reso fruibile online. Il documento è stato fornito solo in formato Word dagli uffici regionali, privo di firme ed autori dell'indagine. Sembrerebbe una bozza più che un documento ufficiale. All'interno di questo documento viene presentata una ricerca studio, nel quale però, la mortalità infantile ed i problemi legati alle gravidanze, non sono chiaramente trattati, così come il calcolo della mortalità su altre forme tumorali come vescica e prostata, che questo studio per ignoti motivi raccoglie, ma sui quali non si esprime. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, per gli uomini residenti nella zona si rilevano ulteriori eccessi per la mortalità generale, per leucemia linfoide, acuta e cronica, per diabete mellito insulino dipendente, per le malattie del sistema circolatorio nel loro complesso, ed, in particolare, per le cardiopatie ischemiche, per le malattie respiratorie croniche, per sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove e per cause esterne. Per le donne si riscontrano ulteriori eccessi di mortalità per le malattie respiratorie acute, mentre nella fascia 0-14 anni l'Istituto di Sanità registra eccessi di ospedalizzazione, infezioni acute delle vie respiratorie e per asma, rilevando un difetto per tutti i tumori maligni. Tuttavia, a conferma di questi dati vi erano già i dati del Consorzio Mario Negri Sud, ripresi da Pietro Don Marco in un articolo apparso il 30 settembre 2014 su qualenergia.it. Già un decennio prima gli specialisti del Mario Negri segnalarono tassi di ospedalizzazione urgente per eventi sentinella cardiorespiratori, mediamente più elevati, rispetto all'insieme regionale. In particolare, nell'area della Val d'Agri furono registrati tassi di incidenza da 2 a 2,5 volte superiori alla media regionale per asma, altre condizioni respiratorie acute, ischemie cardiache e scompenso. Risultati preoccupanti se si considera che l'aumento significativo di alcune patologie cardiorespiratorie si è verificato dopo nemmeno 3 anni dall'entrata in funzione del centro olio ENI di Viggiano, inaugurato nel 1996. In Italia non esiste un supporto legislativo che regolamenti l'utilizzo dei liquidi di perforazione. Fandi ed additivi coperti da segreto industriale vengono usati in massa nelle perforazioni petrolifere, in regime di autocontrollo e coperti da segreto industriale. Se il pozzo intercetta falde o altri corpi idrici profondi non è affare della cittadinanza e neanche delle istituzioni locali andare a controllare, a vigilare c'è l'UNMIG, un ufficio ministeriale che non garantisce alcun accesso a questi dati, in barba alle leggi internazionali e nazionali, sull'accesso alle informazioni ambientali. Per il pozzo Pergola 1 abbiamo prova dell'utilizzo del batertite della Terratec, una sorta di bentonite superprestante di cui non c'è scheda di sicurezza pubblicata, quindi non se ne conoscono gli ingredienti. Non lontano, nella zona industriale di Viggiano, nei capannoni delle società Valli Burton Criscuolo, aziende di servizi per la perforazione, vi sono campi da calcio pieni di container silos di queste sostanze, dall'azoto liquido, nitrogeno della Valli Burton e della OSAI Silos della Chemical Express, azienda campana di trasporti speciali. Sembra che in Val d'Agri ci sia spazio per tutte le aziende del mondo, tranne che per l'informazione, nonostante lo scenario che si pare dinanzi sia forte sia alla luce del dispiegamento di merce visibile ma anche alla luce delle varie contromisure adottate per evitare la visione dall'esterno.
Non è possibile avere informazioni su quantità e modalità di utilizzo di queste sostanze chimiche, perché le aziende sono tutte commissionarie di ENI, e solo ENI può autorizzare il rilascio di informazioni. Ai giorni d'oggi si è scoperto che dietro a questi disastrosi prodotti e queste violenze alla Basilicata, si trova la mafia. Tutti quelli che dicevano che la Basilicata era un'isola felice dovrebbero cambiare mestiere o tornare a studiare, oppure sono collusi ieri come oggi alle mafie stesse. Come si fa ad essere isolati dalle mafie se sei circondato da Calabria, Campania e Puglia? Nessun pregiudizio per carità, ormai tutto il mondo è paese, però contenere questa ipocrita ingenuità, darebbe una mano nel prendere piena coscienza della situazione. Le condanne sulla vicenda Marsiglio Sud Elettra / Famiglia Gambino, Operazione Underboss, sono diventate definitive, vicenda gravissima che toccava all'epoca un'azienda attiva nell'indotto petrolifero. A questo si aggiungono la sfilza di indagini e condanne in ambito petrolifero in corso da oltre un decennio. Il riciclaggio del denaro sporco dell''ndrangheta che ha colpito il settore della fragola metapontina. Il procuratore Curcio nei mesi passati ha chiaramente detto che la politica sino ad oggi è stata sorda alla richiesta di istituzione di una sede DIA, colpevolmente sorda e perché? La politica non vuole la DIA perché il voto mafioso fa gola a tutti gli schieramenti, o fa paura a contrastarlo. Com'è possibile che gente che non ha mai fatto politica o attività sociale di colpo diventi consigliere regionale con migliaia di voti? Condannati che prendono oltre il 50% delle preferenze comunali senza aver fatto pubblicamente politica negli ultimi anni. Ma questi voti da chi vengono e secondo quali logiche? I mafiosi votano. Raramente si candidano, ma spostano pacchetti enormi di voti. Insomma, tra veleni, nuovi tumori, società private e mafia, la Basilicata è ormai completamente una terra stuprata dal profitto come ad esempio nel 2021 il DCPA. Additivo petrolifero, bandito dal 2009, rinvenuto nuovamente tra Val d'Agri e Val Basento presso lo scarico di Tecnoparco, è centinaia di volte sopra la legge, e che vede il coinvolgimento di ENI, mafia e politica corrotta, a discapito della salute delle persone. Le inchieste ad ENI, politici e collaboratori sono ancora in svolgimento. La situazione Basilicata è in emergenza ambientale. Aprite il cuore e la mente. Siate forti. Un abbraccio.